Entrare nei nostri lavori, do la parola a Bartoli Giulia, segretaria generale della Toscana. Intervenire dopo Marinella non sarà facile, perché come ha sempre fatto e anche nel suo ultimo intervento ci ha dato una grande lezione di vita e di sindacato, quindi la ringrazio anche personalmente. Compagni e compagni, gli anni che ci separano dall'ultimo congresso sono stati anni difficili e, aggiunti agli anni precedenti, ci fanno facilmente affermare che non c'è più nulla di eccezionale. La Fillea lo diceva in tempi non sospetti: niente tornerà più come prima, né i volumi né probabilmente gli occupati, per come li abbiamo conosciuti nei nostri settori. Un'emorragia costante e consistente nell'inerzia istituzionale, mi soffermo a dire. Fosse chiusa un'azienda con 28.000 posti di lavoro, questa è la quantità dei lavoratori persi in edilizia nella sola Toscana, ci sarebbe stata la sollevazione popolare, tavoli e tavoli di crisi istituzionale. La Fillea ha dovuto pretendere e ha fatica ancora oggi per avere tavoli ministeriali, ha faticato e combattuto per far capire le ragioni dei lavoratori delle concessionarie autostradali, per contrastare lavoro nero e irregolarità, fino alla grande vittoria del DURC per congruità con gli accordi e protocolli sul cratere, che tutti stiamo prendendo ad esempio per diffondere la pratica del DURC e inserirla anche in Toscana nella legge regionale sugli appalti. Ha sgomitato per combattere la fuga dal contratto edile verso contratti meno costosi, con meno diritti salariali, formazione e quindi meno sicurezza. Ha faticato, ma con caparbietà è riuscita a far tornare sull'agenda sindacale e politica la riforma necessaria delle pensioni. E ricordo a tutti come la Fillea è stata l'unica categoria che unitariamente è riuscita a riaccendere la luce sul tema, portando i lavoratori in piazza, recuperando anche, sì, delle nostre debolezze sindacali, provando a dare risposte con l'APE sociale, ad esempio, ad una platea seppur limitata, ma che altrimenti non avrebbe avuto nessuna via d'uscita, senza propaganda e bandierine, ma concertando e provando a far passare il messaggio che i lavori non sono tutti uguali. La penso così, compagni, e lo rivendico. Regole uguali per tutti non vuol dire equità. Anzi, la più grossa iniquità è mettere sullo stesso piano chi parte da condizioni diverse. Stesso principio quello fiscale. La CGIL è per la progressività: chi ha di più deve pagare di più per garantire a chi non ha disponibilità l'accesso ai servizi pubblici, scuole e ospedali, educazione e salute. Per questo il giudizio sul governo deve essere netto, perché attaccano la stampa e i giornali che non la pensano come loro, perché ipotizzano la modifica della 199 sul caporalato, vittoria di Fillea e Fly, che individua il reato di sfruttamento sul lavoro, che va difesa, perché attaccano la 194 e il diritto delle donne, in un paese sempre più bigotto, dove l'obiezione di coscienza è sempre più diffusa, perché hanno dimostrato un razzismo e un'intolleranza inaudita, perché non si guarda al futuro ma si vive una campagna elettorale permanente, sovvertendo la gerarchia delle fonti del diritto, mettendo il contratto di governo prima di leggi, Costituzione e diritto comunitario. Un giudizio fortemente negativo, perché mancano investimenti alle infrastrutture. Dobbiamo difendere il piano Connettere l'Italia dello scorso governo, con tempi però di realizzazione certi, evitando sprechi di risorse pubbliche e tutelando il lavoro, anche attraverso la contrattazione d'anticipo. E la Fillea lo sa fare e bene. E non c'è contrasto, non c'è contrapposizione tra sviluppo infrastrutturale e investire nella tutela e nella sicurezza del territorio. Strade, scuole, ponti, edifici. Investire nell'arte e nel restauro per difendere il grande patrimonio artistico che abbiamo nel nostro paese e le tante professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del restauro. Non è da Genova che scopriamo la fragilità del sistema infrastrutturale italiano, ma è da lì che dobbiamo ripartire, ridando dignità ad un paese. Ma nella crisi si sono rafforzati comportamenti irregolari e spesso illeciti per concorrere nel mercato a scapito delle imprese serie.
Dobbiamo difendere il codice appalti dagli attacchi subiti sull'onda e sulla bandierina della semplificazione. Difenderlo perché ha il merito di aver tentato una regolamentazione del mercato, dal limite al subappalto all'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E dobbiamo contrastare la diffusione dei contratti pirata, determinata sì dalla frammentazione della rappresentanza datoriale. Per questo è importante l'accordo con Confindustria e l'auspicio di una legge sulla rappresentanza. Ma di quell'accordo vanno difese altre due cose. Nella pratica contrattuale quotidiana, il principio stesso lavoro, stesso diritto, per stare nel merito di quello che facciamo, per evitare, ad esempio, che ci siano lavoratori edili dell'Ilva che passino al contratto del multiservizi. I lavoratori vanno difesi tutti, a partire dai più deboli, indipendentemente dal contratto applicato, è vero, e lo rivendico. Ma una discussione interna alla CGIL non è rinviabile su questo tema. Metalmeccanici, multiservizi, florovivaista, sono contratti nazionali che troviamo nei cantieri e che oltre a fare dumping fra di noi, invece di collaborare come sarebbe necessario, lo facciamo sui diritti dei lavoratori e questo non è concepibile. Che lo tentino i padroni per risparmiare, ci credo, ma non che noi lo accettiamo, questo no. E va difeso il modello contrattuale, come abbiamo fatto con la firma del contratto nazionale degli edili e degli altri contratti, rimandando al mittente il modello di Federmeccanica. Nella crisi, con riguardi quotidiani sul posto di lavoro, con la riduzione delle tutele, ciò che più ne ha risentito è la sicurezza sul lavoro. 1000 morti all'anno, è una guerra per Dio, e con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato, cantavano i 99 Posse, visto che siamo a Napoli. Orari incontrollati, carichi di lavoro, ce lo possono dire i nostri cavatori e gli edili. Diminuiscono le ore lavorate ma aumentano gli infortuni. Non ci dobbiamo rassegnare al fato, non mi rassegno al fato, il fato non esiste. Esiste la dignità del lavoro e delle persone. È uno strumento importante che ci permetterebbe di essere meno disarmati, questo sì, è la legge sul reato di omicidio sul lavoro e dobbiamo far sì che questa proposta però diventi una proposta confederale di tutta la CGIL, non può rimanere solo una proposta della categoria. E per ridare dignità ai lavoratori, alle persone, non serve assistenzialismo con reddito di cittadinanza, per dare dignità alle famiglie. Non serve il campo da coltivare o il casolare, servono servizi, servono gli asili nido e le tutele, serve lavoro, servono diritti e occorre estenderli. E con la nostra azione lo possiamo fare attraverso una pratica inclusiva, sperimentando sì strumenti nuovi di contrattazione e rappresentanza, ma valorizzando quelli conosciuti, come la bilateralità. Quella buona che ci ha permesso di diffondere la contrattazione di secondo livello fino alle aziende con uno o due dipendenti. Sfido chiunque ad avere questa diffusione della contrattazione di secondo livello. Tuteliamo il lavoro e presidiamo la legalità. E lo dico alla CGIL, fatelo spiegare da chi la bilateralità la conosce da più di 100 anni, che la bilateralità, quella buona, funziona. Innovazione, cambiamento dei modelli produttivi, una nuova rivoluzione industriale che ci mette inevitabilmente davanti la necessità di gestire e indirizzare questo cambiamento con la contrattazione, orari di lavoro, turni, formazione e qualifiche e intervenendo sui nostri modelli organizzativi come la Fillea sta provando a fare non con poche difficoltà. Ma ricordando sempre che il sindacato non si fa nelle stanze, ma si fa nei luoghi di lavoro, fabbrica per fabbrica, cantiere per cantiere, andare dai lavoratori e non aspettare che siano loro a venire da noi. Questo è il senso del nostro modello organizzativo, quello che la Fillea si è dato e sta cercando di applicare. E occorre forse riscoprire l'importanza del proselitismo, la tessera, quel fogliolino di carta, che però è rappresentanza e che è politica sindacale. Infine il congresso. Il documento Il lavoro è ha avuto un apprezzamento generalizzato, ma dalle assemblee e dai delegati è venuto forte il richiamo all'unità del mondo sindacale e dei lavoratori, e io aggiungo anche nostro. Ne abbiamo bisogno nel rispetto della democrazia e della dialettica interna e nella dignità di tutte le sensibilità. Le regole ci sono, non ce le dobbiamo inventare, e come le ho difese all'ultimo congresso, al penultimo anzi, che vedeva quasi gli stessi protagonisti ma in campi contrapposti,
Lo faccio oggi. Proprio per questo, responsabilmente, la Fillea ha sempre chiesto di stare nel merito e non di alimentare tifoserie, e abbiamo provato a farlo da ogni parte, nel dibattito complessivo, nei congressi territoriali, nei congressi regionali, confederali e di categoria. Ieri mi dispiace, ma questo non è successo e non mi piace. Siamo una grande organizzazione con più di 100 anni di storia e non ci insegna niente nessuno il fatto che nella compagine di governo, nella compagine parlamentare, il più vecchio partito politico è la Lega Nord. Penso che non ci possa insegnare davvero niente nessuno. Valorizziamo la confederalità e non facciamoci investire da pratiche leaderiste che non ci appartengono o elezioni con l'applausometro. Rischiamo di scimmiottare una politica e non vedo la necessità. Non seguiamo il malpancismo diffuso che ha portato anche a questo governo, ma parliamo alla testa delle persone e loro ci capiranno, senza timori. Diciamogli che difendiamo l'Europa, non quella dell'austerità, ma del manifesto di Ventotene, quella giusta e solidale, che difendiamo e pratichiamo l'accoglienza e il sostegno a chi fugge dai paesi in guerra, che difendiamo la Costituzione e lottiamo contro il razzismo, contro l'idea di individuare un nemico, il nemico dell'operaio. Ieri era il padrone, oggi è il compagno di lavoro che fa straordinari, che è ricattato, che ha un contratto precario o un permesso di soggiorno che scade e accetta condizioni peggiori. Ma una cosa che dobbiamo fare tutti unitariamente è non abbandonare mai i nostri valori, ricordando la nostra storia, ma trasferirla nel futuro. Dobbiamo avere la forza insieme di trasformare le paure in speranze, l'individualismo e la solitudine in una nuova socialità. Grazie.